Clic, clic, clic. La foto diventa arte. Raccontare, congelare, costruire la realtà attraverso lo sguardo capace di un punto di vista. Ormai possiamo farlo tutti i giorni, ma lo scatto d'autore porta con sé una ricerca di bellezza in tutte le sue declinazioni, riconosciuta come arte della fotografia. Perché arte della fotografia? Innanzitutto perché siamo tutti fotografi. Ecco, però chi fa delle fotografie d'arte non sono in molti. La passione per la bellezza attraversa tutta la vita di Pompeo Locatelli, protagonista di Finanza e Economia Italiane da oltre 30 anni e appassionato imprenditore nel mondo dell'arte. L'ultima sua creatura si chiama Alidem, una galleria a Milano, in via Cusani. Un progetto pilota da esportare nel mondo e la concreta possibilità di offrire a tutti quello che Pompeo Locatelli definisce il dividendo estetico, ovvero il piacere di possedere e ammirare un'opera d'arte e allo stesso tempo avere la certezza di un buon investimento. Alidem è anche qualcosa che garantisce le edizioni, sono edizioni limitate che vanno da 1 a 2, 3 fino a un massimo di 100. Sono garantite nel numero a prescindere da quello che è la dimensione dell'opera, il formato. Gli scatti esclusivi di 50 fotografi, selezionati da Alidem, diventano così fotografie d'autore, proposte al più vasto pubblico possibile in edizione limitata. L'arte della fotografia può anche essere occasione per mostre e eventi tematici presso istituti di credito e fondazioni e definire i loro spazi di lavoro con una presenza forte, di grande impatto visivo. Alidem è un nome di fantasia. C'era un po' di musica dentro, no? Un po' di dolci. Ein Fass in einem tiefen Tal, Coco und Dachtigall, täten ein Metall. Tolta la cravatta, Pompeo Locatelli si trasforma in un insospettabile pasticcere professionista, capace di sfornare piccoli perfetti capolavori, protagonisti della sua attività no profit, i dolci di Pompeo. Quando uno vuol fare del bene deve riuscire, nonostante i tanti impegni, a dare qualcosa di se stesso, e qui dentro ci sono io. Cresciuto nella pasticceria di famiglia, Pompeo Locatelli scopre l'arte dolciaria tardi, ma non abbastanza da impedirgli di dare contenuto e forma a quella che ben presto diventa un'altra grande e strutturata passione di vita.